Ed eccoci finalmente qui per parlare del White Rabbit. È chiaramente lui il mistero più grande della WWE a cui faccio riferimento nel titolo. Potrebbe sembrare un clickbait perché non ho inserito attualmente. Ma pensate che me ne importi qualcosa? Chiaramente no. Quindi addentriamoci subito nella vicenda, senza perderci troppo in chiacchiere o in congetture strane contro la mia persona. Durante l'ultima puntata di Raw, un QR code è apparso durante il match tra Seth Rollins e Rey Mysterio che ha visto trionfare il visionario. Nel trailer prima di quest'ultimo appariva la parola patricidio, quindi in sostanza un figlio che uccide il padre. E il trailer, o meglio il QR code, è apparso durante l'entrata di Dominic Mysterio mentre suo padre era impegnato a combattere contro Seth Rollins. Questo appunto è un piccolo dettaglio, ma veramente geniale, ma come tutta questa storyline. Questo codice QR, se scannerizzato durante questa frazione di secondo in cui è apparso, ci conduce ad un video su WWE.com il cui titolo è 930 YWG. Questo video è in stile TikTok e proprio sul social dai video brevi è presente, caricato da un account che si chiama _ come with me, ovvero vieni con me. Ma partiamo da questo titolo, da 930 YWG. YWG è l'aeroporto internazionale di Winnipeg. E indovinate un po' dove sarà la puntata di SmackDown, la prossima puntata di SmackDown, proprio a Winnipeg. E 9:30 è chiaramente il formato della data americana, ovvero 30 settembre, e questo ci suggerisce che avremo nuove informazioni sul White Rabbit proprio durante lo show blu. Ora che abbiamo analizzato il titolo del video, parliamo del suo contenuto. All'interno di questo filmato vediamo tante superstar WWE e DCW, e dei loro promo sono stati mashuppati per formare la frase "Who killed the world? You did, feed your head, quindi chi ha ucciso il mondo, sei stato tu, ciba la tua mente. Come ho detto nello scorso video, penso sia una roba tipo acculturati o comunque apprendi nozioni. L'avevamo già vista nei filmati precedenti sul White Rabbit ed è presente anche sul merchandise ufficiale di questo personaggio, stable, storyline, chiamatela come volete. Dopo questo filmato è apparsa la scritta 40701, che, come analizzato nell'analisi di Raw, è il codice postale di Corbin nel Kentucky. In quella stessa arena, il 12 gennaio 2020, The Fiend sconfisse The Miz difendendo il suo titolo universale. Inoltre, l'ultimo match di Bray Wyatt prima di diventare The Fiend fu il 24 novembre 2018 a Starcade, proprio contro Corbin, però in un'altra città in quel caso. Ma come già detto, 40701 conduce anche ad un negozio di dischi che si chiama White Rabbit Records, proprio a Corbin nel Kentucky. E se ci spostiamo sul canale YouTube di White Rabbit Records, vediamo un video di 15 anni fa di una canzone chiamata appunto White Rabbit e un video caricato poco dopo la messa in onda di Raw con 04062, che è il codice di avviamento postale di Wyndham, ovvero il nome reale di Bray Wyatt, Wyndham Rotunda. Queste prove sembrano condurre a tutti gli effetti verso The Fiend, verso Bray Wyatt o comunque verso una sua nuova creazione, perché colui che realizzò la maschera di The Fiend ha postato sui suoi social la maschera di un coniglio bianco, piuttosto horror. Inoltre, nella Firefly Funhouse era presente il personaggio di Rambling Rabbit e le cose potrebbero effettivamente collegarsi. Nel filmato di TikTok si è visto anche un astronauta e nel riflesso sembrava esserci Alexa Bliss. Ora, l'immagine era molto sgranata ed è difficile confermare o smentire questa cosa. Analizzati quindi questi codici postali, passiamo alle coordinate apparse nel video di TikTok, perché portavano, con mio grosso stupore, in Italia, più precisamente in provincia di Cuneo. E visto che io sono un fissato di misteri, robe così, conoscevo già la scultura di questo coniglio rosa gigante abbandonato sulle Alpi. È stato piazzato nel 2015 da un collettivo artistico di Vienna, e in realtà attualmente rimane ben poco di quella creazione, però con le immagini satellitari è ancora reperibile. Ma durante la giornata di lunedì, a quelle coordinate è apparso anche un nuovo luogo Google, e in questo caso non so se sia possibile registrarlo liberamente, quindi se possa decidere anch'io di registrare un luogo dove voglio, però il nuovo luogo apparso vicino a quel coniglio si chiama Let Me In con due N, quindi come se fosse locanda, un gioco di parole tra Let Me In
e Let Me In. Ripeto, non so come funzioni la registrazione di un luogo o di un'attività su Google, sulle mappe, però è curioso vederlo. Potrebbe essere semplicemente uno scherzo da parte di qualche fan di Wyatt o della WWE in generale. La presenza inoltre delle superstar ECW ci fanno pensare che vedremo la soluzione a questo mistero ad Extreme Rules, perché appunto ECW, Extreme Championship Wrestling, Extreme Rules, le cose sembrano direttamente collegate. E dunque, vedremo Bray Wyatt tornare ad Extreme Rules? Può darsi, ma non posso esserne sicuro, perché qualcuno ha analizzato il codice sorgente del filmato postato dalla WWE. E tra le varie linee di codice appariva, in una circostanza assurda, il testo della Teen Song utilizzata da Aleister Black. No man is ever truly good, no man is ever truly evil. Il White Rabbit è in realtà una stable, un culto, una setta? Bray Wyatt vuole solamente depistarci? Perché sappiamo che Malakai Black ha chiesto il rilascio dall'All Elite. E conoscendo Triple H non mi viene difficile pensare che abbia già contattato il wrestler per farlo tornare in WWE. Perché sappiamo che è stato rilasciato dalla compagnia nonostante avesse 5 anni di contratto per motivi personali. Ed è proprio la genialità dietro a questa costruzione assurda che trova riferimenti ovunque che mi porta a pensare che effettivamente dietro ci sia Bray Wyatt, ma non per i segnali che ci ha dato o non solo per quello, ma proprio perché è scritta divinamente, come lo erano i suoi personaggi, e adesso mi sbilancerò un po', ma forse sono scritti fin troppo bene per essere delle gimmick nel mondo del wrestling. Sono curioso come voi di scoprire cosa ci riserverà questo personaggio misterioso per SmackDown, ma soprattutto per Extreme Rules. Se c'è qualcosa che mi ha convinto ancora di più, oltre alla scrittura geniale, perfetta della storyline, oltre ai segnali che abbiamo avuto, che il White Rabbit sia effettivamente Bray Wyatt, sono due tweet postati dallo stesso Wyatt il 4 luglio 2022, quindi ben prima che uscissero i primi segnali di questa storyline. Infatti Wyatt, il 4 luglio, a distanza di circa 30 minuti tra un tweet e l'altro, twittò: qualcuno qui conosce qualcosa riguardante South Arkansas? E nel secondo tweet aggiunse: se siete del posto e potete andare al Devil's Hole, per favore fatemelo sapere. Questi cinguetti potrebbero sembrare qualcosa di senza senso in stile Wyatt, ma se si cerca su Google South Arkansas e The Devil's Hole, veniamo ricondotti ad un post di un forum del 2005. In questo post, che descrive appunto il Devil's Hole, cioè il buco del diavolo nell'Arkansas, oltre a una guida, è presente anche un moderatore a gestire questa conversazione sul forum. E il nome di questo moderatore è White Rabbit. Proprio come per la canzone caricata 15 anni fa, i puntini iniziano ad unirsi. Quello che stiamo vedendo di settimana in settimana è frutto della mente, probabilmente e spero, di Bray Wyatt, ma che era già pronto da mesi, perché già a luglio, con due tweet senza senso, aveva già probabilmente programmato una storyline che sta andando in onda ora, quasi 3 mesi dopo. Che dire, lo scopriremo solo vivendo, però è veramente tutto assurdo, nel senso positivo del termine. L'unica cosa di cui ho la certezza è che l'intero mondo del wrestling attualmente è nella tana del bianconiglio.